Buonasera, benvenuti a Occhio al Voto, ultimo appuntamento del nostro ciclo di trasmissioni dedicate alle elezioni comunali di Sondrio. Domenica 24 giugno è il giorno della verità, della sfida decisiva fra Marco Scaramellini e Nicola Giugni, da cui uscirà il nome del nuovo sindaco di Sondrio, di colui che governerà la città nei prossimi 5 anni. Saluto e ringrazio della loro partecipazione e della loro presenza i due candidati sindaci che si contendono la poltrona di primo cittadino nella sfida del ballottaggio e sono Marco Scaramellini che per effetto del sorteggio Buonasera. effettuato in questi giorni compare nella parte sinistra, idealmente al numero uno della scheda, candidato sindaco. Sostenuto dalle liste Sondrio Liberale, Forza Italia, Popolari Retici, Fratelli d'Italia, Sondrio Viva e Lega, le ho enunciate nell'ordine con cui compaiono i loro simboli sulla scheda, nella parte sottostante il nome del candidato sindaco collegato Marco Scaramellini. E do il benvenuto a Nicola Giugni, candidato sindaco, sostenuto da Sinistra per Sondrio, Sondrio 2020, Giugni Sindaco, Sondrio Democratica e Partito Democratico. Buonasera. Le regole del confronto sono notoriamente quelle della par condicio a cui i candidati sindaci sono chiamati ad attenersi, 1 minuto per ogni risposta o per eventuale replica o puntualizzazione che il confronto dovesse suscitare nell'alternarsi delle affermazioni e delle risposte che i nostri due protagonisti del dibattito saranno chiamati a fornire. Cominciamo dunque da una prima domanda che vuole essere introduttiva. La campagna elettorale del comune di Sondrio ha preso le mosse, ha cominciato a scaldare i motori, diciamo, già dallo scorso inverno, quando però le attenzioni in qualche modo erano assorbite dalle elezioni politiche e regionali, poi dal mese di marzo in avanti tutto si è focalizzato su questo appuntamento delle comunali. Allora vi chiediamo, ricordate il giorno, il momento in cui vi fu proposto di candidarvi come sindaco della città, con che spirito, con che sentimenti e con quali motivazioni avevate accettato questa investitura? Marco Scaramellini. Sì, ricordo molto bene il giorno perché per me è stata veramente una novità, quindi non me lo sarei mai aspettato. E dopo un primo periodo di perplessità, di riflessioni e di confronto anche con la mia famiglia in particolare, ho poi deciso di accettare di buon grado questa proposta, devo dire per spirito di servizio, per senso civico. Ritengo che sia importante che i cittadini, se chiamati, rispondano per dare un contributo alla vita amministrativa della propria città. L'importante è farlo con grande serenità, con rispetto dei cittadini, ma questo penso che sia una caratteristica che contraddistingue tutti i candidati di questa tornata elettorale. Quindi, con molta serenità abbiamo accettato, ho posto alcune condizioni che sono state accettate per cercare di svolgere al meglio il mio ruolo, che doveva essere quello di sintesi, di sintesi tra le varie sensibilità. Nicola Giugni. Mi pare che fosse Natale, o qualche giorno prima o qualche giorno dopo. Le mie motivazioni, innanzitutto l'amore per la mia città, dove sono nato, cresciuto, studiato, lavorato, e mi ha sempre trattato bene, e quindi io mi sento anche riconoscente e in debito, e quindi devo anch'io dare qualche cosa. Un po' di predisposizione naturale verso l'impegno civico mi viene dall'educazione, mi viene anche dalle mie esperienze più recenti di amministratore pubblico delle aziende, dei servizi della città di Sondrio. Ma infine forse anche l'idea, la convinzione che la politica con la P maiuscola sia una forma di generosità alta da un punto di vista laico e forse anche una delle forme di carità, se vogliamo vederla da un punto di vista più profondo e cristiano.
Naturalmente in questi mesi avete illustrato in tante sedi, in tante occasioni, anche qui nei nostri studi, la vostra idea di Sondrio del domani. I vostri programmi sono dei documenti ponderosi che mi rendo conto è difficile riassumere in risposte fatte di poche battute, però è altresì vero che questo è il momento decisivo del confronto e anche forse il momento decisivo della decisione da parte di tanti cittadini che vogliono conoscere bene i candidati per essere nelle migliori condizioni di fare la loro scelta. Allora vi chiediamo di riassumere proprio in pochi concetti la vostra idea di Sondrio del domani, insomma, di far capire ai cittadini che città voi volete. Nicola Giugni. Ma innanzitutto una città solidale, Sondrio lo è già oggi in virtù della presenza forte, diffusa del volontariato, dell'associazionismo, delle cooperative legate al terzo settore e all'aiuto della persona. Di fronte alle situazioni di difficoltà, di fragilità di molte componenti sociali, penso all'invecchiamento della popolazione, famiglie in difficoltà, persone con disabilità, penso anche all'immigrazione, è necessario stringersi ancora di più insieme intorno a questi problemi. Una città più connessa, penso che sia la connessione digitale importantissima per tutti, per chi lavora, ma anche nel tempo libero. Penso alla connessione dei trasporti, problema ferrovie, Trenord e quant'altro. Penso infine a una città che punti su un nuovo modello che è quello dello sviluppo economico legato a un turismo non di massa ma di qualità. Scaramellini. Sì, io vedo nei nostri progetti una città viva, una città sicuramente solidale, una città accessibile, una città anche sicura, dove tutti rispettano le regole. Vorrei anche vedere una città protagonista all'interno delle Alpi, quindi una città alpina protagonista di uno sviluppo all'interno delle Alpi e che si apra agli altri comuni limitrofi, quindi che si ponga in collaborazione con tutti i comuni della provincia di Sondrio e che svolga il suo ruolo correttamente di capoluogo di provincia, anche proponendosi autorevolmente in Regione Lombardia a favore di tutta la comunità della Valtellina. Il dualismo tra civismo e politica, che è stato anche peraltro oggetto di una domanda che già ho rivolto ai candidati sindaci prima del voto del 10 giugno, è stato un elemento che poi ha caratterizzato anche l'ultima fase di questa campagna elettorale, che si è accesa anche un po' proprio su questa contrapposizione di concetti, dimensione politica e dimensione civica del candidato sindaco. Allora, fate capire che sindaco sarete, Scaramellini. Ma guardi, io sì, sono rimasto sorpreso di questa, come dire, un po' degenerazione del confronto politico su questo tema. Sorpreso sinceramente perché in realtà i dati che leggiamo, che escono dalle ultime consultazioni, quindi dalle votazioni, parlano molto chiaro. La mia coalizione ha un 60% di liste civiche che hanno preso un consenso veramente importantissimo e un 40% di partiti. Devo dire che poi sono sorpreso che, insomma, che spesso si rivolga solo a me questa richiesta, perché in realtà i partiti ci sono anche a sinistra, quindi anzi devo dire che il PD ha avuto, mi pare, un 23% di consensi nella coalizione di giugno, anche grazie a Iannotti, persona che io stimo, a quale faccio i complimenti per questa sua performance. Quindi devo dire che io sono tranquillissimo perché le forze in gioco sono chiare e non ho nessun problema di coesistenza. Nicola Giugni. Ma lei mi chiede che tipo di sindaco vorrei essere. Innanzitutto un sindaco aperto al confronto con tutte le componenti sociali e con tutte le componenti economiche della società. Vorrei essere un sindaco che in consiglio comunale si rende disponibile ad ascoltare anche i suggerimenti e le indicazioni che vengano dalla minoranza, quando eventualmente queste siano orientate verso il bene e l'interesse della città. Vorrei essere un sindaco forte nei rapporti con le istituzioni sovracomunali, provincia, regione, stato,
e un sindaco in grado di fare sistema con i comuni circostanti. Questa mattina ho letto sui giornali che Albosaggia si rivolge a Sondrio parlando di comune unico. A prescindere dalle forme, è certamente giunto il momento di fare sistema tra comuni limitrofi verso obiettivi interessanti per tutti. Convenzionalmente noi vi definiamo candidato sindaco di centrodestra e candidato sindaco di centrosinistra, fatta la precisazione, come voi stessi avete detto, che c'è anche una componente civica in ciascuna delle vostre due coalizioni, unitamente a liste di partito che vi hanno sostenuto. Allora, cosa significa per voi essere una persona e un amministratore di centrosinistra o di centrodestra? Che valori vi distinguono e vi caratterizzano? Giugni. Guardi, secondo me la risposta più semplice che posso darle è quella di fare riferimento a due figure che potrebbero rappresentare, anzi rappresentano un po' il mio faro direzionale in questa esperienza politica, con la P maiuscola, ripeto. La prima figura è quello di Sandro Pertini, credo che sia stato uno dei presidenti della Repubblica più amati dagli italiani, antifascista e per questo recluso a Pianosa per diversi anni. Oltretutto un grande tifoso della nazionale di calcio, visto che in questi giorni siamo in tempo di mondiali, lo ricordiamo tutti l'entusiasmo di quasi novantenne quando l'Italia vinse in Spagna. La seconda figura è quella di Papa Bergoglio. Io credo la figura più autorevole in questo momento sulla scena globale, l'unico uomo di rilevanza pubblica che abbia il coraggio di affrontare a viso aperto i temi difficili che sono la corruzione, la guerra, la povertà, l'immigrazione. Scaramellini, per lei definirsi di centrodestra cosa significa? Ma guardi, io faccio fatica a capire, diciamo, dove sta il confine tra il centrodestra e il centrosinistra nel momento in cui si sta al centro, diciamo. Io mi ritengo persona moderata di centro, di questo sono convinto. Devo dire che spesso ho il piacere di approvare idee, proposte che vengono da sinistra, altre volte ho il piacere invece di sostenere idee che vengono dal centrodestra, e questo dovrà essere comunque un percorso, un approccio secondo me che è importante da seguire. Sicuramente la nostra coalizione ha una sensibilità rivolta al centrodestra e devo dire che in particolare i civici che sono con me hanno sensibilità che noi abbiamo cercato di declinare a più riprese nel nostro programma, che partono in particolare dall'attenzione alla persona, questo l'abbiamo detto a più riprese, dall'attenzione alla famiglia. Ho sentito le ultime dichiarazioni di Papa Bergoglio anch'io, che seguo molto frequentemente. Altro dualismo di concetti che in qualche modo si incrociano, si sovrappongono, è quello di continuità da una parte e di cambiamento dall'altra. C'è un candidato sindaco che si pone comunque in una linea di continuità maggiore con l'amministrazione uscente, ce n'è un altro che propone una linea di cambiamento, fermo restando che ciascuno dei due si vuole caratterizzare autonomamente e chiunque vinca dovrà fare i conti in qualche modo anche con l'eredità amministrativa che deve raccogliere. Allora, i concetti di continuità e cambiamento come si comporranno nella vostra azione amministrativa? Scaramellini. Sì, noi ci proponiamo non contro qualcuno, l'abbiamo detto e ripetuto, ma a favore della città. Ci piace dire che vorremmo manifestare ai cittadini quali sono le nostre proposte e l'abbiamo fatto. Quindi è vero, noi ci proponiamo in discontinuità rispetto a questa amministrazione, ma non per un cambiamento tanto per cambiare. Vorremmo cercare di portare dei miglioramenti alle cose che riteniamo possono essere migliorate e portare delle integrazioni positive alla vita della nostra cittadina. Ritengo che questo sia un valore aggiunto. Portare nuove idee non è un atto di lesa maestà, ma un contributo alla nostra cittadina. La città è di tutti i cittadini, quindi noi vorremmo portare avanti le nostre idee perché siamo sicuri che qualche modifica interessante a favore della nostra città, con sensibilità diverse, sia utile. Giugni, se lei sarà eletto sindaco, come si comporranno queste due dimensioni? Ma intanto mi ricollego a un fatto di cronaca di questa settimana, il sindaco uscente Molteni, che ha dichiarato alla stampa che lui non sarà né davanti né dietro il nuovo sindaco di Sondrio. Io ho molta stima personale nei confronti di Alcide Molteni,
la mia stima cresce maggiormente nel momento in cui leggo queste dichiarazioni che danno indicazioni precise sull'autonomia del nuovo candidato sindaco di Sondrio. Per quello che riguarda la novità, io non parlo solo di novità, ma anche di competenza e di esperienza. Novità nascerà dal fatto che la squadra di governo della città che intendo proporre prevede la presenza di energie giovani che abbiamo nella nostra coalizione. La competenza, sicuramente ci sono dei settori dell'amministrazione che richiedono professionalità, intendo intercettarle nella società sondriese. E infine l'esperienza, a partire dalla mia, di amministratore che per 10 anni ha gestito i servizi della città di Sondrio. Ne avete già fatto menzione, il discorso della filiera istituzionale, il comune è il punto terminale più basso, più vicino ai cittadini di fatto, di una filiera, di una scala istituzionale che passa poi per i livelli superiori, provincia, regione, Stato. Che forza contrattuale come futuro sindaco di Sondrio vorrete esercitare nei confronti dei livelli istituzionali superiori? Giugni. Ma intanto partiamo dal presupposto proprio istituzionale che nel rapporto fra enti locali, che sia il comune o che siano quelli di livello superiore, diciamo così, le relazioni sono improntate ai temi, alle necessità e non certamente al colore, diciamo, politico di chi temporaneamente li governa. Faccio degli esempi su come questo deve funzionare. Sondrio ha intercettato recentemente un bando statale importante, quindi il rapporto con lo Stato, che è il bando periferie, che ha finanziato per 17 milioni gli interventi sulla piastra. Il rapporto con la Regione si è espresso anche recentemente in maniera più che positiva attraverso un bando come il bando Attract, che finanzia già a partire da quest'anno la imprenditoria nuova, sia da un punto di vista di agevolazioni burocratiche che fiscali. Penso infine al rapporto con la provincia, altro ente di livello superiore, nel momento in cui si è costituita l'azienda energetica di Valle e la nuova SECAM, il rapporto con la provincia è stato del tutto proficuo. Scaramellini. Sì, io ritengo che chi governa gli enti superiori debba comportarsi con correttezza nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali, a prescindere dalle appartenenze. Questo è chiaro. È altrettanto chiaro però che la filiera istituzionale è sicuramente un valore aggiunto. Io penso che non sia una novità. Chi nega ciò probabilmente lo fa perché su questa filiera non può contare. Ma questo perché in realtà quando le sensibilità sono comuni, la condivisione degli obiettivi è comune, è più facile intendersi. Quindi noi riteniamo che questa filiera sia importante, debba portare alla nostra valle, non solo a Sondrio, risultati importanti per uno sviluppo sostenibile e sempre più positivo della nostra provincia. Abbiamo dedicato questa prima parte del confronto fra i due candidati sindaci un pochino alla loro visione strategica, alla loro idea di politica di governo della città e al loro modo di intendere anche il ruolo del sindaco. Ora proviamo a entrare anche nel merito di qualche tema più concreto che è stato già abbondantemente illustrato durante la campagna elettorale e che forse merita proprio in questa fase conclusiva della campagna stessa qualche sottolineatura o qualche precisazione. Partiamo dalla questione dei cittadini elettori dei due candidati sindaci esclusi dal ballottaggio, ovvero Provera e Ponteri, e di tutti gli astenuti del primo turno. Ricordo che il 10 giugno ha votato il 58% degli aventi diritto. Allora, a questa vasta platea di cittadini che devono decidere un po' cosa fare domenica 24, voi che messaggio rivolgete? Scaramellini. Sì, io ho molto rispetto del voto dei cittadini, delle loro scelte che secondo me hanno fatto con ponderazione, con attenzione. Ho rispetto anche di chi non ha votato, anche se mi dispiace che la scelta di non andare a votare sia stata fatta da molte persone, perché hanno rinunciato a decidere il futuro della loro città. Ho rispetto della posizione del senatore Provera, che il giorno dopo le votazioni ha dichiarato chiaramente in un'intervista a Rai3 che non voleva essere corteggiato. In realtà non lo avrei corteggiato per coerenza e per rispetto anche delle varie posizioni.
Io penso che le persone debbano essere libere di scegliere, quindi noi continuiamo a proporre il nostro messaggio, non cambiamo le nostre idee, non integriamo il nostro programma solo per magari cercare di andare a prendere altri voti. Rispettiamo, tutti, certo l'elettorato di Provera così a occhio mi sembra più vicino al nostro, però lasciamo decidere serenamente i cittadini. Giugni. Ma dunque, proviamo ad andare per temi. Frazioni. Attenzione alle frazioni è stato uno degli argomenti portanti della campagna elettorale di Provera. Io ho rinnovato l'intenzione di esprimere questa attenzione attraverso finanziamenti specifici che possono essere tratti dal bilancio comunale, analizzato con attenzione. Ho espresso questa cifra in 4 milioni di euro, ho indicato la possibilità di esprimere questa attenzione attraverso un assessorato specifico alla partita. Provo a pensare a 5 Stelle. 5 Stelle hanno parlato di ambiente, mobilità elettrica, efficienza energetica, sono tutti temi che sono anche nel nostro programma e alla cui trattazione sono stato abituato anche come presidente dell'azienda energetica. Riguardo a entrambi gli spazi, l'idea di una Sondrio nuova, legata a un modello turistico di sviluppo economico nuovo, è un'idea comune anche al nostro programma. Ha in qualche modo anticipato anche parte della domanda successiva che sto per rivolgervi, perché certamente nei temi della campagna elettorale quest'anno è entrato forse con forza maggiore rispetto al passato quello delle frazioni. Ma allarghiamo il discorso all'idea di periferie, che sono le periferie geografiche, morfologiche del tessuto della nostra città, ma sono anche le periferie sociali e umane del disagio e della povertà. Cosa fare su questi fronti, Giugni? Vabbè, distinguiamo tra periferie sociali e periferie geografiche. Qualche volta il tema si sovrappone, qualche volta no. Periferie sociali. In questi giorni sono uscite queste notizie del Banco Alimentare e della Caritas, per cui in provincia di Sondrio ci sono 3.000 poveri che non riescono a uscire dalla condizione di povertà per ragioni di disoccupazione o anche quando sono occupati perché il reddito che hanno a disposizione non è sufficiente al fabbisogno familiare. È evidente che rispetto a questi temi noi dobbiamo impegnarci a fare ancora una volta rete tra comune, ente pubblico, volontariato, associazioni, cooperative del terzo settore e quindi lavorare insieme su questi temi. Periferie geografiche. A Sondrio la periferia viene identificata normalmente come la piastra, non è solo così, però insomma è una periferia certamente della città. Su questo non posso che ribadire l'impegno a investire con attenzione i 17 milioni di euro di finanziamento che sono già pronti e devono soltanto essere spesi su quell'area della città. Caramellini. Sì, ecco, io ho sempre ribadito il concetto che noi di periferie per fortuna non ne abbiamo, abbiamo dei, diciamo, dei quartieri magari dislocati più lontani dal centro, ma relativamente lontani. Le frazioni hanno bisogno di un'attenzione costante anche dopo le elezioni, ma l'abbiamo un po' detto tutti. Io mi sono concentrato in questi giorni per capire questi 17 milioni a piastra dove, insomma, sarebbero andati. Mi sono accorto che in prima battuta che questi 17 milioni non sono interamente finanziati, perché di questi 17 milioni ben il 30%, 4 milioni e 7, dovranno essere stanziati da privati. Inoltre, alcuni interventi sono attinenti forse più ad aree esterne alla piazza. Faccio un esempio: 3 milioni e 2 per fare l'ottavo ponte che dal Parco Bartesaghi collegherà il Bocciodromo, più un marciapiede che collegherà il settimo e l'ottavo ponte. Vedo che il tempo scorre, quindi mi fermo qua. Ok, grazie per il rispetto del tempo, ma credo che il messaggio nella sua sostanza sia stato espresso. Il sindaco di una città, capoluogo di provincia, pur piccolo, pur lontano dai grandi centri, non può immaginare evidentemente che, le sorti e la vita, le vicende di una città e di un territorio siano separate da quelle che riguardano fenomeni più generali di carattere nazionale o internazionale. Mi riferisco ai temi, alle grandi prove, alle grandi sfide dell'immigrazione e dell'integrazione, fenomeni di portata globale a cui evidentemente anche Sondrio non può sottrarsi. Ecco, che politica seguirete per gestirle? Scaramellini.
Sì, beh, i fenomeni dell'immigrazione, è chiaro che sono fortemente condizionati dalla politica nazionale. I comuni ne subiscono eventualmente le ricadute. Quindi vanno gestiti con grande equilibrio. Una cosa però è certa, che questi problemi vanno affrontati e non vanno negati, quindi non bisogna far finta che non esistano. Faccio riferimento per esempio a, non so, alla scuola Racchetti, dove siamo stati, abbiamo conosciuto una realtà ottima, veramente con personale veramente abile, con professori che si spendono, con preside che diciamo che lavora benissimo, ma che sta vivendo dei problemi veramente gravi di abbandono degli studenti italiani. Noi dobbiamo agire con equilibrio, cercando di allontanare le ideologie, di fare sintesi e di trovare una collaborazione, ma senza negare l'esistenza dei problemi. Giugni. Ma guardi, in questi giorni appare sempre più chiaro che il tema va trattato con serietà, perché è chiaro che non è possibile accogliere in Europa questi enormi flussi di persone senza pensare poi alle conseguenze sulle nostre società. E però la serietà non può trasformarsi, come sta avvenendo in questo periodo, in cinismo o in disumanità. Stiamo sul concreto di Sondrio. A Sondrio abbiamo tre aspetti da affrontare: quello dei rifugiati, quello degli immigrati regolari e quello forse di un po' di attività di accattonaggio che si verifica nel centro come novità degli ultimi mesi. Sui rifugiati a Sondrio sono 62, 62 persone che, diciamo così, sono contenute nel numero per l'adesione di Sondrio al sistema SPRAR. Immigrati regolari. Immigrati regolari sono persone che lavorano, devono essere integrate culturalmente nel rispetto delle nostre leggi. Sulla questione dell'accattonaggio bisogna fare un controllo attraverso anche l'individuazione della provenienza di queste persone dai CPS che non svolgono eventualmente il loro lavoro. Un capitolo importante di un programma di un candidato sindaco è sempre quello costituito dalle opere pubbliche. Scegliete un'opera simbolo che potrà caratterizzare il vostro futuro quinquennio da sindaco. Non voglio dire con espressione eccessiva un'opera con cui volete passare alla storia della città di Sondrio, ma un'opera, un intervento che vi vorrà caratterizzare. Cominciamo da Giugni. Ma riprendo un'argomentazione di prima, cioè secondo me un'opera molto significativa è proprio l'ottavo ponte sul torrente Mallero. È il ponte che collegherà, essendo opera già finanziata, il Parco Bartesaghi, che è una delle aree più importanti di Sondrio per quello che riguarda il tempo libero e lo sport dei sondriesi, che la amano moltissimo, a quella zona che abbiamo definito prima come periferica, che è la Piastra, la zona che ha le sue difficoltà e le sue manifestazioni di disagio economico e sociale. Non si tratta quindi solo di un'opera di, diciamo così, ingegneria edilizia, ma si tratta di un'opera anche di ingegneria sociale, laddove questo tipo di intervento consente di porre, diciamo così, in collegamento un'area di chiaro benessere con un'area non di malessere, ma dove si percepiscono delle difficoltà, ed è soltanto attraverso la costruzione di ponti, quindi può anche essere una metafora quella che io faccio, ma è un'opera pubblica, come dicevo, già finanziata, che si può lavorare insieme e tenere la città in rete. Scaramellini. Beh, potrei citare anche io l'ottavo ponte, allora, perché questa è un'opera che noi ereditiamo dalla passata amministrazione. Quindi io invece pensavo che diciamo, un'amministrazione nel suo quinquennio più facile che venga ricordata per una serie di opere non necessariamente eclatanti, ma che incidano sul territorio positivamente per i nostri cittadini. E quindi io punterei invece degli interventi molto forti di manutenzione straordinaria, ma una manutenzione che sia programmata, costante e periodica, partendo soprattutto dalle strade, dai marciapiedi che versano in condizioni non ottimali. Quindi trasformare quello che è la manutenzione ordinaria in un investimento in lavori pubblici per il futuro, per mantenere le infrastrutture e le strutture del Comune di Sondrio in perfetta efficienza.
Non so se sia il problema più grave o più importante che hanno le città, Sondrio forse meno rispetto ad altre città della Lombardia, ma certamente è uno di quei problemi che incidono maggiormente anche sulla percezione da parte dei cittadini, cioè il traffico, la difficoltà di trovare parcheggio, la difficoltà della mobilità cittadina. Cosa fare per migliorare la situazione a Sondrio? Su questo fronte, che forse va detto nella campagna elettorale, non ha assunto così grande rilevanza anche nel dibattito e nel confronto. Giulio. No, pardon, cominciamo da Scaramellini per Va questo bene, giro. grazie. Beh, la mobilità è sicuramente un elemento fondamentale sia per chi vive in Sondrio sia per chi arriva in Sondrio e quindi nel programma noi abbiamo previsto una rivalutazione del piano urbano del traffico per capire come, che ricadute abbia avuto questo piano urbano del traffico e se sono necessari, come crediamo, alcuni miglioramenti. È chiaro che la viabilità incide anche sul commercio, incide sulla gestione dei servizi. Noi vorremmo anche favorire la sosta breve, non so, un primo periodo gratuito di sosta per incentivare chi magari ha la necessità di fermarsi e poi ripartire. Vorremmo migliorare le piste ciclabili. Vorremmo favorire l'ingresso in Sondrio, che adesso invece è un po' difficoltoso rispetto all'uscita di Sondrio, che è molto agevole. Quindi, questi sono temi fondamentali che abbiamo declinato nel programma che verranno affrontati da subito. Giugni. Ma intanto va benissimo l'attenzione all'ordinario, fa già parte, diciamo così, delle abitudini del settore lavori pubblici del Comune di Sondrio, meglio si può sempre fare e si farà. Partirei dai parcheggi. Parcheggio zona stadio che verrà sistemato grazie alla realizzazione dell'area manifestazioni in zona artigianale. Un nuovo parcheggio interrato in Piazzale Bertacchi, parte nord, con la sistemazione della zona di superficie della stessa. Parcheggi nelle frazioni, che l'hanno richiesto anche nel corso di questi incontri di campagna elettorale. Nuovo svincolo sulla tangenziale in Via Europa, per completare quelli già esistenti in Sondrio. Sistema della sosta. Già in atto presso il parcheggio Garibaldi di AEVV il pagamento posticipato che fa sì che le persone non debbano preoccuparsi della scadenza del biglietto della sosta, si può valutare, è interessante il tema dei 15, dei 15 minuti liberi all'inizio della sosta e direi che poi sono curioso di capire quali sono le modifiche al piano urbano del traffico che la proposta alternativa vuole portare avanti. Parliamo ora di turismo, altro tema forte, tema caldo della campagna elettorale che è stato tenuto in grande evidenza da tutti i candidati sindaci in questa Sondrio del terzo millennio che cerca anche una nuova vocazione di sviluppo economico. Le strategie, gli obiettivi, gli intenti sono stati già chiariti, però vi chiedo un esempio concreto e possibilmente di attuazione immediata che possa rafforzare, migliorare l'appeal, l'offerta turistica della città. Giugni. Guardi, io ho in mente due punti essenziali. Innanzitutto abbiamo il Castel Masegra, che è un gioiello che è visibile per chi arriva a Sondrio anche attraverso la viabilità esistente. Lì, è necessario portare avanti il programma di realizzazione di una struttura ricettivo-alberghiera di qualità elevata e di un luogo che diventi una vetrina delle nostre tipicità locali, a partire dal vino, quindi un ristorante enoteca di grande qualità. Questo può avere un effetto traino su tutta la zona del centro storico cittadino. Seconda cosa, io penso che si debba rafforzare ulteriormente il rapporto che già è in essere con il Consorzio di tutela dei vini. Questo è già avvenuto negli ultimi tempi attraverso l'inserimento nell'infopoint comunale di un punto di riferimento della strada dei vini e dei sapori. Sono gli argomenti intorno ai quali si può fare richiamo attraverso una buona comunicazione verso l'esterno per un turismo di qualità. Scaramellini. Sì, io vedo come primo impegno quello di cercare di mettere a sistema quello che già abbiamo sul nostro territorio, ma ragionando in un'ottica di Marchio Valtellina e non solo di Sondrio. Noi dobbiamo collaborare con i comuni vicini, dobbiamo cercare un coordinamento
dobbiamo puntare a un consorzio unico che promuova la Valtellina in modo unitario e concreto. Abbiamo già molte potenzialità, ma non le comunichiamo. Chi viene da noi trova un territorio meraviglioso, delle potenzialità incredibili, ma non riesce a percepire altre potenzialità che noi potremmo offrire. Quindi solo unendosi in un consorzio unico o comunque condividendo le strategie di marketing potremo puntare a migliorare la nostra situazione e sono convinto che ci riusciremo. Abbiamo forse un po' trascurato nei precedenti confronti con i nostri candidati sindaci il tema della cultura, che vede proprio nel progetto di Castelmasegra e nel teatro sociale riaperto negli ultimi anni i due perni principali di promozione e di propulsione e diffusione. Che idee avete per valorizzarli di più? Scaramellini. Ma guardi, io vedo Castelmasegra e il teatro come due tessere di un mosaico più ampio che compone sia la cultura a livello locale che in ricaduta anche una componente importante per il nostro turismo. Riguardo a Castelmasegra, io non ho la percezione definita di quello che l'amministrazione ha previsto per il futuro, quindi dovrò informarmi nel caso in cui i cittadini ci dessero la loro approvazione, diciamo il loro voto. Mentre riguardo al teatro, io ritengo che la partenza è stata buona, che il teatro sconti qualche fisiologico problema di organizzazione, ma che comunque si sia fatto bene. Riteniamo però che si debba migliorare, perché i cittadini ci chiedono dei miglioramenti, in particolare sul cartellone, sulla possibilità di avere abbonamenti, e quindi sarebbe bello migliorare ancora quanto di buono comunque è stato fatto. Giuni. Ma invece io le informazioni su quello che sta avvenendo a Castelmasegra da un punto di vista culturale le ho spese anche nel programma e le ribadisco anche adesso. Si sta facendo un museo della montagna molto bello, molto importante, legato ai temi dell'alpinismo, dell'ambiente, dell'arrampicata. È un po' un modello come vediamo in alcune zone del Trentino o della Val d'Aosta, mi viene in mente il castello di Bard che dialoga con il Monte Bianco, mentre il castello Masegra certamente dialogherebbe con la Val Malenco e il Bernina. Per quello che è il teatro sociale, insomma, il teatro sociale è diventato un polo di cultura ormai provinciale, nel senso che il cartellone sia per quello che riguarda la drammaturgia, il teatro, che per quello che riguarda la musica è un cartellone che coinvolge l'intero sistema culturale provinciale. C'è poi questa novità che erediterà il nuovo sindaco del ridotto del teatro, cioè il piano interrato, che si presta per un uso a costi anche piuttosto bassi da parte di tutta la cultura non ufficiale, diciamo così, sia teatrale che musicale che poesia e prosa. In un clima di generale disaffezione dei cittadini dalle istituzioni, certamente il comune resta uno dei capisaldi invece di un rapporto tra le comunità dei paesi e delle città con l'istituzione più a loro vicina che li governa. Allora, in questo senso, come rendere più diretto e trasparente il rapporto tra amministrazione comunale, cittadini, amministrazione comunale da una parte e cittadini dall'altra? Giugni. Ma guardi, questa campagna elettorale, oltre che un po' faticosa, è stata estremamente istruttiva. Cioè, si riafferma il concetto che i cittadini vogliono avere un contatto con l'amministrazione più diretto e più frequente, vogliono partecipare. Io penso quindi che non sia sbagliato proporre la costituzione di assemblee che possono essere i consigli di quartiere piuttosto che i consigli di frazione, che in luoghi pubblici già esistenti, penso all'auditorium della Piastra, penso alle scuole delle frazioni, consentano una, due volte all'anno al sindaco, all'assessore competente o alla giunta intera di incontrare i cittadini e discutere dei problemi. È un modo semplice, diretto, che consente di avere immediata contezza di quali sono i problemi e che in breve tempo consente magari anche di andarli a risolvere facendo riferimento ad un bilancio comunale che è ben tenuto e che lo consente. Quindi nulla di più semplice, facciamolo. Scaramellini. Beh, io ascolto con piacere queste riflessioni perché in realtà sono il punto centrale del nostro programma. Questa è una delle problematiche emerse nell'ascolto dei cittadini. Noi vorremmo migliorare
la modalità di amministrazione per amministrare questo comune. Quindi vorremmo ascoltare i cittadini. In ultima analisi i cittadini delegano altri cittadini temporaneamente per governare la cosa pubblica al meglio e i cittadini restano i primi azionisti degli amministratori, quindi vanno ascoltati periodicamente con tavoli di confronto che investano sia le associazioni di categoria che tutte quelle presenti sul territorio e la gente va ascoltata. È chiaro che dopo l'ascolto viene anche la sintesi e poi la decisione della quale si assumono le responsabilità gli amministratori. Però questo è stato proprio il nostro cavallo di battaglia perché riteniamo che una amministrazione debba condividere il più possibile le scelte con i cittadini. Chi si candida a fare il sindaco di una città, così noi vogliamo credere, è una persona innamorata della sua città. Allora la domanda che voglio rivolgervi è una frase interrotta con dei puntini di sospensione che chiedo a voi di completare. Amo la mia città perché? Scaramellini. Beh, io amo la mia città perché ci vivo da 26 anni. Aggiungo che non l'ho mai detto, ma mia madre è di Sondrio. È cresciuta, nata, cresciuta a Sondrio, ha insegnato all'asilo, si è sposata a San Rocco con mio padre e poi si è trasferita a Chiavenna. Io ho fatto il contrario 26 anni fa. Quindi, oltre a questo, io sono sposato a Sondrio, ho una moglie di Sondrio, ho due figli che sono nati e stanno crescendo a Sondrio e che, devo dire con soddisfazione, mi manifestano la loro intenzione di rimanere a Sondrio dopo gli studi che faranno all'università. Vorrebbero restare qui. Questo mi dà una motivazione particolare per cercare di rivitalizzare questa città, di creare delle condizioni favorevoli per i cittadini e in particolare per i giovani, perché questi giovani che amano la propria terra possano restare con soddisfazione, lavorare e beneficiare di tutto quanto di positivo c'è nella nostra terra. Giuni. Amo la mia città perché ci sono nato, cresciuto, ci ho studiato, l'ho detto all'inizio, perché è una città tranquilla, ordinata, dove si può vivere bene, perché è circondata dalla natura, quindi consente a chiunque per passeggiare, per fare sport, sia all'aperto che nelle sue strutture, di, diciamo così, vivere il suo tempo migliore in buone condizioni. È circondata da una natura straordinaria, penso alle montagne, penso alla possibilità di fare attività sportiva come lo sci, le camminate, biciclette e quant'altro. È una città dove si vive bene, è incontestabile. Dopo la campagna elettorale ho avuto, diciamo così, la sensazione nuova e anche un po' inaspettata per uno che è nato e vissuto qui, che i sondriesi siano molto meno, diciamo così, severi e chiusi di quello che appaiono. Sono persone generose e ben disposte e questo mi rende ancora più orgoglioso delle mie origini. Siamo all'appello al voto. Domenica si vota dalle 7 alle 23 per i cittadini che decidessero di andare alle urne e scegliere il sindaco della loro città per i prossimi 5 anni. Intanto vi ringraziamo per la disponibilità, per l'onestà, la correttezza del confronto che avete animato in questi mesi, in queste settimane di campagna elettorale. Concludiamo dunque con la vostra richiesta per l'ultimo minuto di questo confronto di voto che rivolgete agli elettori di Sondrio. Cominciamo dal candidato sindaco numero 1, lo ricordo così come compare secondo sorteggio sulla scheda di colore azzurro che vi sarà consegnata domenica, Marco Scaramellini, candidato sindaco sostenuto da Sondrio Liberale, Forza Italia, Popolari Eretici, Fratelli d'Italia, Sondrio Viva e Lega. Sì, io chiedo ai cittadini di fare l'ultimo sforzo, di andare a votare, di contribuire a decidere chi amministrerà la città nei prossimi anni. Chiedo anche di dare fiducia alla nostra compagine. Abbiamo spiegato quali sono le nostre idee, lo abbiamo fatto con spirito di positivo, quindi per cercare di portare nuove idee per migliorare questa città e quindi chiediamo loro di darci fiducia. Ci impegneremo fino in fondo per cercare poi di operare al meglio per mantenere quanto in campagna elettorale abbiamo proposto di fare
e vi assicuro che l'impegno è massimo. Devo dire che c'è anche un clima veramente positivo e sereno, la gente è giusto che decida molto liberamente, non stiamo andando in guerra, insomma, stiamo trattando di una questione seria, però insomma i cittadini devono essere sereni. Nicola Giugni, candidato sindaco numero 2, sostenuto dalle liste di Sinistra per Sondrio, Sondrio 2020, Giugni sindaco, Sondrio Democratica e Partito Democratico. La legge elettorale per l'elezione diretta dei sindaci, che è stata approvata nel 93, prevede la fase del ballottaggio come se fosse una partita nuova. Si parte da zero, palla al centro. C'è un confronto che riguarda le persone e i programmi. Quindi l'invito che io faccio, oltre che di andare a votare il 24 di giugno, perché il voto è importante, è una forma importante di partecipazione alla vita democratica e della città, è di votare la persona e il programma e non di votare il partito o l'ideologia. Non è del tutto vero che negli ultimi giorni il clima a Sondrio sia stato così sereno. Io ho percepito invece una diminuzione della serenità che contraddistingue la città di Sondrio per un'eccessiva presenza di forze politiche che potevano anche evitare di venire a Sondrio a fare, diciamo così, quello che hanno fatto. Questo è il punto, votate serenamente, si vota per la città, per il sindaco e per un programma. Grazie dunque ai candidati sindaci Marco Scaramellini e Nicola Giugni, buon lavoro per questi ultimi giorni, per queste ultime ore di campagna elettorale, buon voto a tutti, noi ci ritroveremo naturalmente lunedì sera per i commenti e le valutazioni sul risultato del voto e per le reazioni naturalmente di vincitore e vinto di questa sfida del ballottaggio. Buona serata.